Salve ragazzi, il video di oggi è il video dei preferiti del mese. Allora, come preferiti del mese ho la mia bella vaschettina qui. Sono 2, 3, 4, sono 5 prodotti che sto utilizzando in questo periodo e che mi sono accorta essere praticamente indispensabili per quanto riguarda la mia beauty care. Quindi sono dei prodotti che probabilmente continuerò ad utilizzare finché innanzitutto non finiranno e soprattutto finché esisteranno. Quindi il mio preferito in assoluto è il bagnoschiuma della Yves Rocher Jardin du Monde, quello al caffè del Brasile. Come vedete è arrivato a metà, perché dovete sapere che io lo compro per me, però in realtà mio figlio me lo fa fuori perché ha un profumo assolutamente buono ed è proprio di caffè, quindi sembra essere usciti da una colata di caffè caldo sotto la doccia. È un profumo inebriante, secondo me, molto 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 gradevole e gustoso. Per chi ama i profumi dolci, e comunque sia, è da provare perché è una cosa strepitosa. Poi sapete benissimo che Yves Rocher tratta cose, prodotti tutti di origine naturale, quantomeno, e anche questo ovviamente non poteva essere che senza parabeni. C'è scritto proprio qui, non so se si vede perché la scritta è molto piccola. Comunque ve lo posso confermare che c'è scritto paraben free, quindi non secca la pelle assolutamente, è da provare. Quindi questo è il primo prodotto. Il secondo prodotto che sto avendo modo di utilizzare, anche perché è un test che sto facendo per quanto riguarda la L'Oreal, è l'olio straordinario, l'olio secco viso. Allora, io sono un po' scettica nell'utilizzare questi oli perché la mia pelle, essendo una pelle mista grassa, tendente al grasso, ha ovviamente le sue esigenze, che significa che spesso devo usare dei prodotti che aiutano a regolare la produzione di sebo, quindi dei prodotti spesso in gel che non mi danno pesantezza al viso e che lo fanno traspirare. Bene, devo dirvi che comunque l'olio straordinario, quindi olio secco viso, nutre e rivitalizza la pelle radiosa. Ha tantissimi utilizzi e soprattutto mi è piaciuto e quindi funziona anche sulla mia pelle mista grassa perché ha una texture abbastanza secca, quindi non essendo grassa effettivamente va ad ammorbidire lì dove c'è bisogno. Io sono abituata, anche se mi rendo conto che sbaglio perché dovrei usarlo anche di giorno, la crema da giorno, sono abituata a fare la skincare serale e quindi poi a mettere la crema e di conseguenza anche questo olio straordinario. Lo faccio agire tutta la notte. La mattina è un po' problematico perché ho pochissimo tempo, quindi preferisco lavarmi il viso con dei prodotti specifici e poi magari utilizzare il fondotinta, quindi passare al trucco, cercando magari di dare come base o una BB cream o comunque una base trucco che me la renda, insomma, un po' particolarmente morbida. Devo dire che mi sto trovando comunque bene, ma rimane il fatto che se voi avete la possibilità di fare una cura anche giornaliera del vostro viso, quindi mettete una crema antirughe, una crema nutriente, qualcosa che vi renda la pelle buona, insomma, adatta alla vostra età. Quindi non trascurate e non fate come me. Quindi questo olio, l'olio straordinario. Tra l'altro, non mi prolungo su questo prodotto perché c'è una review, una recensione sul portale di Alfemminile, che è il portale che mi ha permesso di testare questo prodotto e quindi di provarlo e di scrivere una recensione. Probabilmente, siccome ci sono delle caratteristiche molto importanti, che devo essere sincera, non ho letto, o quantomeno non ricordo, magari vi farò una review approfondita direttamente sul blog. Per il momento questo l'ho inserito tra i prodotti preferiti del periodo, quindi andiamo avanti. Non poteva mancare la mia candy, la Cotton Candy, è una crema praticamente idratante e ultra soffice di Pupa, questa qua in particolare. Anche questa ha un profumo delizioso, praticamente Cotton Candy è caramellata.
E anche questa in passato vi ho fatto la review perché vi avevo detto che avevo trovato delle offerte. Ho continuato a comprarne altre, quindi ho da mettere crema per il corpo per circa 6-7 mesi. E vi posso dire che avendo anche la pelle per il cor del corpo delicata, io utilizzo questa crema che non contiene parabeni, no? Libera da tutte quelle cosine che un po' ci fanno male, la utilizzo anche dopo la depilazione. Vi devo dire, ragazze, che la pelle è morbidissima e soprattutto non brucia. Sia che voi facciate depilazione da rasoio, sia che voi facciate depilazione con la ceretta, potete star tranquille che non brucia e in più vi rimane attaccato quel profumo dolcissimo che dura tutta la sera e la mattina dopo, e vi rimane anche impregnato il pigiama, perché magari avete fatto la doccia la sera, quindi rimane quel profumo delicatissimo che io vado a sentire anche la sera successiva. Quindi anche questa crema di Pupa, della linea Pink 15, quella rosa con le striscette nella scatola di latta. Questa è la mia preferita. E per terminare, ve li presento insieme, anche se sono due prodotti differenti. Sono questi due prodotti sempre di Yves Rocher. È un marchio che in questo periodo sto amando tantissimo, perché effettivamente ho notato che ha dei prodotti che valgono, non tutti, devo essere sincera, però non tutti possono fare il caso mio, è ovvio che devo selezionare un po' le cose che mi servono. Ragazzi, sono in particolare questa crema nutritiva per le mani, al miele e muesli bio, questa. E ovviamente il balsamo labbra nutritivo, che è questo. Questi li ho presi in offerta, erano a 6 euro, meno qualcosa tipo 6 euro, qualcosa del genere. Ovviamente per il 98% sono di origine naturale, non hanno parabeni, non hanno conservanti, vale la stessa cosa per il balsamo. Il balsamo addirittura il 99% è considerato biologico. La crema per le mani l'ho utilizzata ancora solo una volta perché, devo essere sincera, il periodo è ancora mite, quindi non trovo ancora la necessità di dover utilizzare la crema per le mani, anche se comunque farebbe comodo. La cosa che invece sto utilizzando tantissimo è questa emulsione per le labbra. Allora, io di caratteristica ho le labbra molto raggrinzite, ossia, non sono granché le mie labbra, sono abbastanza normali, però non sono lisce. Ecco perché spesso faccio lo scrub per le labbra, perché quando vado ad applicare il rossetto si infila tutto nelle pieghe della pelle e questa cosa mi dà un po' fastidio. Ho risolto il problema. Lo metto la sera prima di andare a letto, mi alzo la mattina con le labbra turgide, che è uno spettacolo. Sono dritte, sono lisce. Una cosa, io penso di aver risolto, e tra l'altro è talmente denso che quando lavo il viso e sciacquo anche le labbra, mi dà l'impressione di che non venga via del tutto. Il problema è che poi lo vado a rimettere perché mi piace quell'effetto di turgidità, quindi ultimamente la mattina non sto usando il rossetto, oppure lo utilizzo come base per il rossetto. E ho notato che utilizzandolo anche in questo modo, mi fa durare anche di più il rossetto, quindi non posso che essere felicissima. Ragazze, questi prodotti che vi ho presentato sono i preferiti di questo mese o i preferiti del periodo. Vi ricordo sempre che siamo in quel di novembre, precisamente il 15 di novembre, penso che saranno sicuramente i preferiti del periodo, perché insomma ce ne sono talmente tanti che voglio farvi vedere e che soprattutto sto ancora provando, quindi non credo di riuscirli a fare tutti, riuscire a farli tutti nello stesso momento. E quindi per il momento vi saluto, vi ringrazio ancora per avermi seguita, spero di avervi dato delle novità e delle dritte. Ciao, alla prossima!